Dice un proverbio: chi ben comincia è a metà dell'opera, e questo vale anche nelle relazioni sentimentali, nelle relazioni d'amore. Come possiamo cominciare bene una storia d'amore? Intanto dobbiamo renderci conto di un fatto fondamentale, che se noi siamo coinvolti, noi siamo innamorati, tendiamo a non vedere la realtà per quello che è, cioè tendiamo a sminuire i difetti fondamentalmente, ciò che per noi è un difetto dell'altra persona, ad accettare ciò che l'altra persona ci propone senza rendercene neanche conto. Cioè, un po' come dire, quando siamo innamorati, i codici di piacere e sofferenza tendono ad invertirsi, cambiano un attimino forma. Ecco, quindi questa è la cosa fondamentale. Quindi, per iniziare bene una storia d'amore, il primo punto è la consapevolezza. Essere consapevoli che l'altro ci sta coinvolgendo. Dopodiché, dobbiamo lasciare spazio per vedere quali sono i comportamenti naturali che l'altra persona mette in atto, in modo tale da renderci conto, di chi abbiamo di fronte, senza fare nessun tentativo di modificarli. Quindi, primo punto, consapevolezza. Secondo punto, analisi dei comportamenti dell'altro. Terzo punto, possiamo iniziare a mettere qualche piccolo vincolo, qualche piccolo ostacolo per suscitare maggiormente desiderio, in modo tale da vedere se l'altra persona, desiderando, accetta i vincoli che poniamo. E questo ci serve per capire se l'altro è coinvolto o meno con noi. Se accetta i vincoli è coinvolto, se non li accetta non è coinvolto. I vincoli sono le condizioni che noi poniamo. Ovviamente più elevate sono le condizioni, più elevato il grado di coinvolgimento dall'altra persona. Quindi, ricapitolando, dobbiamo essere consapevoli, che siamo coinvolti, del tipo di coinvolgimento, dobbiamo analizzare i comportamenti dell'altro e dobbiamo porre i vincoli per capire quanto l'altro è coinvolto. Ecco, questa è una fase preliminare che ci serve per fare, per così dire, uno screening della relazione che sta iniziando. E c'è il quarto punto fondamentale, vedere se siamo felici. Perché se siamo felici significa che la relazione è comunque appagante sia emotivamente sia logicamente. Se non siamo felici ma restiamo coinvolti, significa che è appagante soltanto da un punto di vista emotivo, ma non da un punto di vista logico-razionale. Quindi noi soffriremo. E quindi poi qua viene l'ultimo punto che è fondamentale, che vale in generale, che è dimostrare amore verso se stessi. Dimostrare amore verso se stessi vuol dire riconoscere ciò che ci fa stare bene e coltivarlo, riconoscere ciò che ci fa stare male e abbandonarlo, perché se noi non impariamo ad amare noi stessi, non potremo mai amare nessun altro. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.